Probabilmente dovevi lavorare con un colore più tenue. Cioè, Non lo so, non avevo colore, quello era il più tenue che... no, c'è un rosa, questo è un bel violetto, c'è un rosa più chiaro. Sono anche andata a cercarmelo. Il più chiaro che ho trovato, cioè il più, diciamo, più vicino che ho Allora devi usato. andare molto leggera e poi lavorare Light, di sopra light. col bianco. E poi c'era questo rosa, però questo è rosa proprio rosa, Che te ne frega? Fai che vedere? era light magenta. La light magenta va benissimo. Ti Avrei dovuto aiutava. usare light magenta. Sì. Poi casomai per... Vedi, sono solo poche linee, quelle veramente forti. E qui prima di tutto ci va un tono generale. Lo vedi? Sì. Sì, no, vero, vero. Oh, quando c'è Ma è... queste cose, però ti fai un disegnetto su un altro pezzo di carta, tanto a fare un petalo non ci vuole niente, e ti fai delle prove. Ma ne ho fatto tante, e poi dopo ricadevo nello stesso errore. Però a me non me l'hai fatti vedere. Non te ne ho fatti vedere perché sono troppo brutti. Ma tu Sto mi devi far scherzando. vedere le cose brutte, io non ne posso più di dirlo questo. Lo so, Io sono però... il dottore che fai? Dice, Hai salve dottore, ragione. sto benissimo, ciao, come va? No. E così, hai ragione. Sai come faccio io? Perché io il mio dottore entro, comincio a fare un sacco di battute, lo rimbambisco di battute, lui mi dice, Sta benissimo. lo saluto e me ne vado. Come va? Sto benissimo e me ne vado via. Infatti io sono uno di quelli che la mattina mi vengono a svegliare e me ne sono andato, cioè sarò così. Però stava così bene, oh. E chi lo sa, che se l'immaginava, Alessandro? Una cosa così succede. Poi niente, non se l'aspetta nessuno perché stanno tutti. Salto, quello capirei. Chi lo ammazza quello? Scoppiava Quello succederà, però Dio lo sa. meglio se uno. Allora, quando c'è questo, a quel punto ti puoi anche decidere, c'hai questi rossi qua. Vediamo un po'. Ok, allora qui cominci, questo non va bene, light, ma vediamo multiply. Cominci piano piano a rinforzare. Qui sto multiplicando, facciamo normale. E qui, allora, questi stami che dici, tu li devi fare, li devi ottenere, come l'hai ottenuti peraltro, per disegno negativo. Però ho cercato di, ho provato in tutte le, prima ho fatto il fondo, poi ho fatto le linee, poi facevo le linee, coloravo tra una linea e l'altra, poi ricominciavo, ma le ho provate in tanti modi, ma nessuno mi dava soddisfazione. Vabbè, non è così semplice, probabilmente è anche troppo piccolo il disegno. Un'altra Poi cosa che va fatta è prendere questo un po' più scuro, troppo giallastro, mettiamolo più caldo, e prendere questo tono, un tono così, quindi un nat, non mi ricordo, nat, è un marrone che c'è, ok? E con la matita appuntita andare a rinforzare, magari anche un po' più intenso, andare a rinforzare no, poi questi. oltretutto, tutta questa cosa qui, ho comprato questo cartoncino. Da una parte era un po' più ruvido, dall'altra parte più liscio. E ho detto, ma lo faccio dalla parte più liscia perché mi piace di più. E l'ho detto e l'ho disegnato. Quando sono andata, l'ho finito, l'ho rifinito. Quando sono andata a controllare, avevo sbagliato di nuovo, avevo fatto la parte ruvida. Va Quindi bene, ma anche la parte ancora di più. ruvida, e uno insistendo un po' la schiaccia pure, lo risolve quel problema lì. Tanto queste sono praticamente sagome. Comunque, a prescindere da quello, non è che è fatto così male sto lavoro.
È oggettivamente molto difficile. Non emoziona, ecco. E non è adesso vogliamo fare.